Salve, come vi ho sempre detto, il Pirelli Day è divertimento, stare insieme, divertirsi, godersi la giornata in pista. Ma come vi ho sempre detto, c'è anche la possibilità di apprendere dai vari tecnici Pirelli, dai vari piloti e, come in questo caso, da ex piloti che ora fanno collaudatori e sviluppatori proprio delle gomme Pirelli. In questo caso i ragazzi di Pirelli ci hanno dato l'opportunità a me e a Francesco di scambiare quattro chiacchiere con Alex Gramigni, che credo non abbia bisogno di tante presentazioni, ex campione del mondo 125, che ora appunto lavora come sviluppatore, come collaudatore di gomme Pirelli. In questo caso, nello specifico, siamo andati ad estrapolargli quante più informazioni possibile riguardo ai gommoni. Questo perché, come appunto vi avevo detto nel video del Pirelli Day, se non l'aveste visto ve lo lascio qua in alto a destra, Francesco ha voluto montarle, ha voluto fare un test. Cosa sono questi gommoni? Per chi non lo sapesse, sono sempre gomme Pirelli, ma con una misura diversa dallo standard. Lo standard è 120-70 all'anteriore e 200-60 al posteriore. I gommoni invece sono 125-70 all'anteriore, quindi una gomma più larga rispetto allo standard, mentre 200-65 al posteriore, quindi stessa larghezza ma una spalla più alta. Quindi quale migliore occasione se non questa per andare a estrapolare quante più informazioni tecniche possibili da chi questo tipo di gomma qua l'ha sviluppata? Giustamente te senti la moto diversa. Sì. Spesso c'è, fai conto, chi ha la conformazione, chiamiamola standard, no? Te ci cambi anche la marca dei pneumatici, la moto va sempre bene. Dipende a che livello uno la porta. Se uno va in pista e ha, per esempio, i rapporti già lunghi, monti il 200-65, allunghi i rapporti. Se sei già lungo, te ti puoi fermare ai box e dire: ma non mi piace, perché magari dai un'occhiata alla televisione. Invece ho migliorato. No, di regola migliorano tutti, però qualcuno è successo che comunque: ah, ma è più difficile, non ho migliorato, sai, poi se uno non migliora cambia, cioè, subito. Sì, non ho capito il discorso. Cambia idea, no? Dice: ma sai, forse è meglio che rimonto la gomma. Quindi prima, diciamo, bisogna capire cosa si va a fare alla moto. Intanto si cambiano tutte e due le gomme, sempre tutte e due, perché variano i perimetri e le altezze. E poi varia un po' anche la circonferenza, quindi se c'è una griglia 1100 che c'ha già oltre 200 cavalli, non lo sente quel pelino di rapporto lungo. Se uno c'ha una moto che c'ha pochi cavalli o più vecchia, magari potrebbe avere la percezione di non vedere più i giri che vedeva prima, e basta mettere un dente più corto. Diciamo, questa gomma qua di corona, certo. Diciamo, in sostanza, questa gomma qua è più racing, perché tanti dicono: ah, ma allora quelle là non sono più valide, metto questa perché l'altra non è valida. No, con quell'altra ci fai lo stesso tempo che fai con quella, però con quella più grande hai maggiore vita, maggiore impronta, quindi più sicurezza. Hai comunque, se te sistemi la moto e ti adoperi anche te a spostarti più sulla moto, maggior performance, perché quelli che fanno il mondiale penso che vogliono la performance, non gli interessa se la moto è dura, corta o lunga. E se alla fine tutta la griglia ha scelto quella gomma lì, è perché un motivo, il livello si alza. Esatto. Monta e va meglio, non si tocca niente. Se uno le monta e va peggio, ci sta che vada sistemata la moto, ma non perché ha messo le gomme diverse. Beh, magari va sistemata in generale. Certo. Non è che tutti vengono qua e c'ha la moto a posto. Ma io invece, anzi, il gommone in sostanza dov'è che ti fa migliorare? L'impronta è maggiore, si dissipa di più il calore e scalda meno e c'ha più grip, non fa spinning, non va sopra, sì, non va in overheating. Se te invece vai a fare massimo angolo con un'impronta più piccola, si scalda e magari dopo 4-5 giri c'hai un drop. Il gommone a 17° giro fa il giro veloce. Adesso io monto le SC3 sia davanti che dietro,
però appunto ho fatto anche un tour, il turno dell'ultimo turno del mattino, cioè il secondo turno, l'ho fatto tutto e non ho sentito un calo di gomma, ho cominciato dopo 4 giri a scivolare. No, perché te con quei tempi lì ci puoi fare benissimo anche 2 giorni. Quindi te metti un SC1 anche soltanto dietro, o se vuoi puoi metterla anche davanti se ti senti più sicuro, e intanto guardi se fai 2.02, faccio un esempio, e sai che la finestra dell'SC1 può andare fino a 55, capito? Anche con 35-40 gradi d'asfalto come c'è oggi. Mentre l'SC3 devi essere pilota, per esempio c'è Fulini che girava le nostre moto, siccome c'ha 21 anni voglio sempre tirare, un giro fa la tripista, il giro dopo tira, oh, ho fatto 57.0, dopo basta perché l'SC3 dopo ti lanci. Cioè, capito? Però per farti capire la performance dell'SC3, 57, se gli dai il gas, lui ha fatto 57.0 al primo giro. Per fortuna non ha fatto il secondo. Se no, non perché le moto sono le nostre. Certo. Non perché non possa fare 56, io ho fatto 55 e lo fa anche lui con l'SC3. Per vedere però te lo fai con un po' di testa. Insomma, 55 la testa bisogna mettere un po' da parte. Con l'SC3. Poi col gommone, secondo me, ha acquisito rapidità rispetto a... In frenata senti differenza? In frenata si arriva dentro con i freni più in mano rispetto, esatto, a prima. Certo, però io non è che sono un fenomeno, però ho fatto 2.05. Vabbè, però 2.05 inizi già ad essere uno che potrebbe andare a fare delle garette, no? Magari vai a fare la garetta, fai 2.1 facile. Poi sì, da 2.1, sì, certo, 56 allunghi. Magari non lo fai facile. No. Non è che 58 sarebbe, no. Un sogno. Sono dei gradini piccoli, certo. No? 2.5-2.1 è come saltare qua là. Sì, 57.8, 56.8 è come saltare. Certo, ma tu mi erri. Dopo diventano decimi, cioè sì, per passare piano. 3 decimi. Potresti vedere se abbassandola un pelino dietro c'hai più grip, ma ti dovrebbe mancare più. Se dovessi modificare, io ti dico. Se non lo apri il gas, se ti mancasse grip, potresti abbassare un po'. Ok, questo anche se non c'hai il gommone, in generale. Okay. Ti manca un po' grip, abbassi. Se ricomincia a scendere. Davanti, se non chiude, puoi, per dire, levare un po' di precarico. O anche dietro puoi abbassare 2 mm, però gli puoi dare più precarico, magari 1 mm, in modo che in staccata lei sta più giù, appena lasci i freni tocca prima e rimane più impronta a terra. Quindi dipende uno cosa vuole fare, se te vuoi fare performance SC1, se te vuoi fare metodo e fisico SC3, anche per me vale, cioè anche per uno che si vuole allenare, anche se sa già girare 55, se giri 2.1 però fai 40 giri 2.1. Ma che t'allena, anche se sei uno che fa 55, certo. Giri, ti perché scivola, perché la controlli, cioè, Valentino quando viene con la VR, io ho visto fare 20 giri gomme vecchie, però martellare magari 2 secondi più piano dei best o uno, però è allenante, capito? Poi l'allenamento lì ti forma il feeling e tutto, quindi dipende da quello che vuoi fare. Però se la moto va bene, gli metti su le gomme grandi, non toccare niente. Non mi fai parlare più, dai, parla anche tu. Dai gas. Allora, che le gomme vanno bene. No, va bene, io sono contento. Infatti ero un po' perplesso stamattina, ho detto, vabbè, prendiamo qua, partiamo con i gommoni e magari mi trovo in crisi. Sono partito. Sono uscito 2.6 subito. No, è bene. 6.5.5 massimo. Te devi cercare di rifarlo. Adesso volevo provare a passare ancora un no, po'. No, rifai quello. Fai 10.25, che è meglio di un 2.3. Certo. Stai dentro ai sempre, a quel secondo lì. Cercare di tenere sempre quella. 5-6. Fai tipo una simulazione di 15 giri, 10 giri, non so quanti giri riesci a fare in un turno, forse 10. 8. Fai una simulazione, fai 8 giri, stai dentro un secondo. Capito? Magari se giri 2.5 best, fai 2.6, però stai tra 2.6 e 2.7 per 8 giri, così che prendi tutti i punti e tutto. Sì, dopo sempre. Vedrai che come metti di 2.9 o entri dentro ti viene facile. Va bene, grazie. Prego, ciao. Ciao, ciao, grazie. Grazie. Accetta solo 200 euro. Per fortuna che l'hai chiesto a noi, ovviamente. L'ha chiesto lui, fa.
favore, io ho detto vabbè, favore, però. Non volevamo sinceramente andare a far perdere ulteriormente tempo ad Alex, che è già stato molto ma molto gentile così. Come avrete potuto sicuramente sentire, ci ha dato anche qualche dritta, qualche informazione, qualche curiosità sulla mescola SC3, confrontata per esempio con una mescola molto più performante come la SC1. Spero che abbiate potuto sentire che praticamente le cose che vi ha detto Alex sono quelle che più o meno vi avevo detto anche io nel video delle mescole Pirelli, ma mi rendo anche conto che dette dalla bocca di Sto89 hanno un peso, dette dalla bocca di Alex Gramigni, ex campione del mondo 125 e collaudatore e sviluppatore Pirelli, hanno un altro peso. Detto questo, io spero che il video vi sia stato utile, spero che sia stato interessante tanto quanto lo è stato per noi. È stata veramente un'ottima occasione per andare appunto a parlare con chi di Pirelli e di gomme in generale, direi che se ne intende. Ringrazio moltissimo Alex per la disponibilità, ringrazio moltissimo Pirelli per l'occasione. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un like, a lasciare un commento e a farmi sapere qua sotto soprattutto se avete intenzione di provare anche voi i gommoni. Detto questo, ci si vede a un prossimo video. Salve!